Abbiamo le nostre notti insonni. I poeti conclamano il vero. Potrebbero essere dittatori e forse anche profeti. Perché dobbiamo schiacciarli contro un muro arroventato? Eppure i poeti sono inermi, l'algebra dolce del nostro destino. Hanno un corpo per tutti e una universale memoria. Perché dobbiamo estirparli come si sradica l'erba impura? Abbiamo le nostre notti insonni, le mille malagevoli rovine e il pallore delle estasi di sera. Abbiamo bambole di fuoco, così come Coppelia, e abbiamo esseri turgidi di male che ci infettano il cuore e le reni, perché non ci arrendiamo. Lasciamoli al loro linguaggio. L'esempio del loro vivere nudo ci sosterrà fino alla fine del mondo, quando prenderanno le trombe e suoneranno per noi.